natura, sole, mare, monti. Rendiamo la nostra casa più green. Come? Sostituisci la tua vecchia caldaia con la pompa di calore. Come fare? Vieni all'MVD, potremo consigliarti al meglio. Passa alle rinnovabili, vieni all'MVD. Pensate, potrete fare lavori ed iniziare a pagare dopo 30 giorni, in comode rate. Balneari, serve una legge per uscire dall'attuale caos normativo. È la richiesta arrivata dal convegno di Federalberghi Confcommercio che si è tenuto a Portoferraio. Il successo di Frimmos, Maria Carta incontra l'Isola d'Elba. Grande pubblico al convegno contro il fenomeno dello spopolamento dei piccoli centri. A Marina di Campo 500 velisti per l'Italia Cup Ilca, 4 giornate di regate nazionali. Brevi dall'Elba, Open Day, come utilizzare il portale Toscana Lavoro. Portoferraio, aperti i termini per il bonus idrico integrativo. Rifiuti, incontro tra amministratori e commercianti a campo. Passeggiata domenica 14 aprile per salvare il Giove. Buonasera, ben ritrovati a questa nuova edizione del telegiornale di Elba Press. Apriamo con un argomento che è di estrema attualità anche per l'Isola d'Elba, si tratta dei balneari. Federalberghi e Confcommercio hanno organizzato nella giornata di ieri un convegno che doveva fare il punto sulla legislazione. Una legislazione che è stata definita dai vertici del sindacato balneari piuttosto caotica e confusionaria. Per questo chiedono una legge ad hoc al governo Meloni. Vediamo il servizio. Federalberghi, Confcommercio Isola d'Elba e SIB, Confcommercio Provincia di Livorno, hanno incontrato gli operatori balneari in un'assemblea provinciale dal titolo «Salviamo il futuro delle imprese dal caos normativo», che si è tenuto all'Hotel Airone nel pomeriggio di martedì 9 aprile. Erano presenti il presidente Federalberghi Confcommercio Isola d'Elba Massimo De Ferrari, il direttore provinciale Confcommercio Provincia di Livorno Federico Pieragnoli, recentemente nominato anche segretario generale del Sindacato Italiano Balneari, Stefania Frandi, presidente regionale SIB, e Alberto Nencetti, presidente provinciale del Sindacato Balneari. Era doveroso per fare punto di una situazione difficilissima perché come vedete le normative cambiano di giorno in giorno e noi dobbiamo indirizzare i nostri associati, ma soprattutto anche le amministrazioni che in assenza di una regola nazionale ognuno fa delle inventive ogni tanto e questi bandi che non si sa se devono essere applicati o meno, c'è anche la possibilità addirittura che non vengano applicati a livello locale. Vedi il comune di Rio Marina che è andato per i fatti suoi, gli altri l'hanno prorogato in attesa, però in questo momento bisogna che lavoriamo per far sì che i comuni abbiano un supporto affinché vengano fatti dei bandi che non creino delle difformità tra comune e azienda ed azienda. Questo è il nostro compito. La presidente regionale del sindacato balneari Stefania Frandi ha definito l'attuale situazione confusa e caotica anche per quanto riguarda le realtà elbane. All'Elba sta succedendo un disastro. I comuni, senza aspettare una legge nazionale, stanno procedendo con i bandi. Un esempio veramente da stigmatizzare è quello di Rio Marino, dove ai concessionari sono già state chieste le domande per concorrere sulla loro concessione. Concessioni che per legge sono prorogate per non meno fino al 2024, ma noi riteniamo ancora di più. Concessioni che erano state estese fino al 2033 e oggi con un colpo di spugna si vorrebbero distruggere. Questo è inaccettabile. Noi chiediamo che il governo finalmente faccia uscire una norma, la norma Meloni come era stato chiesto e promesso in campagna elettorale, una norma che faccia chiarezza e consenta che un settore importante come quello del turismo e anche quello del mare non vada distrutto in pochissimo tempo.
Ed ora parliamo del successo ottenuto da un evento, da un incontro organizzato dall'Associazione Sarda Bruno Cucca di Frimmos, Maria Carta che ha incontrato l'Isola d'Elba. Era un evento che doveva parlare, che parlava del fenomeno dello spopolamento dei piccoli centri. È stato un grande successo di pubblico. Ecco il servizio. Frimmos, il progetto della Fondazione Maria Carta dedicato al fenomeno dello spopolamento dei piccoli e ormai anche grandi centri della Sardegna, ma non solo, è ripartito dall'Isola d'Elba. Si è infatti tenuto il 7 aprile a Portoferraio in collaborazione con il locale circolo dei Sardi Bruno Cucca, primo evento dell'anno. Maria Carta incontra l'Isola d'Elba. Durante l'incontro ci sono state riflessioni sul tema dello spopolamento e momenti musicali con alcuni degli artisti che collaborano da tempo con la fondazione, come la cantante Maria Giovanna Cherchi e altri artisti. Dall'Isola di Sardegna all'Isola d'Elba, quindi, per un evento che ha unito due comunità. Il Circolo Bruno Cucca, dal 2007 punto di riferimento per i sardi che qui vivono e che oggi conta su oltre 1500 sardi di prima e seconda generazione. Uno degli scopi statutari della nostra fondazione, ricorda il presidente Leonardo Marras, è proprio quello della valorizzazione delle tante comunità dei sardi sparsi nel mondo, non solo in Italia. Una grande regata velica è prevista a Marina di Campo dal 25 al 28 aprile. Più di 500 tra velisti e accompagnatori saranno nella frazione campese e saranno 4 giornate di regate nazionali. Da giovedì 25 a domenica 28 aprile il Golfo di Marina di Campo ospiterà oltre 350 imbarcazioni della classe Ilka per la terza tappa della regata nazionale Italia Cup. L'Associazione Sportiva Club del Mare anche quest'anno ha avuto il privilegio di essere stata scelta come organizzatrice di una delle tappe del circuito italiano. La Federazione Italia Vela ha scelto Marina di Campo per la regata che si terrà presso il circolo velico campese. Questo prestigioso evento a livello nazionale, fanno sapere dal Club del Mare, è uno dei più importanti della classe sul territorio italiano. La manifestazione porterà all'Elba circa 500 tra velisti e accompagnatori provenienti da tutta Italia, i quali soggiorneranno sul nostro territorio e gareggeranno nel nostro mare, potendo così apprezzare le meraviglie della nostra isola. Essendo per la maggior parte ragazzi, i partecipanti stessi daranno forte risalto alla manifestazione sui social media, facendo conoscere ulteriormente l'Elba, la sua natura e i suoi panorami. Già nel 2021 il Club del Mare aveva ospitato l'Italia Cup, ottenendo ottimi risultati sia organizzativi che di pubblico e vedendo un numero di partecipanti superiore rispetto alle altre tappe svolte quell'anno. Nel 2024 il circuito Italia Cup prevede 3 tappe in tutta Italia. Le prime due sono state a febbraio e a marzo, rispettivamente a Marina di Ragusa e Civitanova Marche. La domenica precedente, il 21 aprile, il Club del Mare ospiterà anche la selezione zonale Ilka, che vedrà la partecipazione di circa 60 velisti provenienti da Toscana, Umbria e provincia di La Spezia. Una bella settimana terminano dal club campese, che darà una ventata di entusiasmo a tutta l'Isola d'Elba per iniziare nel migliore dei modi la stagione estiva 2024. Ed ora le brevi dall'Elba. Nuova iniziativa al Centro per l'Impiego. Giovedì 11 aprile sarà possibile apprendere e visionare le offerte di lavoro attive, registrarsi, candidarsi alle offerte di lavoro in preselezione, gestire il proprio curriculum vitae e accedere a distanza ai servizi per l'impiego. Gli interessati potranno partecipare sia a distanza online dalle 10 alle 12, sia in presenza dalle 15 alle 17 nella sede di Viale Manzoni 15 a Portoferraio, al primo piano. Per informazioni si può scrivere a domandaofferta.c.portoferraio@arti.toscana.it oppure chiamare lo 055 199 86094. Il 24 maggio scadono i termini per la presentazione della domanda di contributo bonus integrativo idrico 2024 al Comune di Portoferraio. Gli utenti che rientrano nei requisiti richiesti potranno scaricare il modulo di richiesta dal sito del Comune oppure ritirarlo nella sede comunale. Alle domande dovranno essere allegati un documento ISEE in corso di validità, il valore deve essere inferiore a 15.000 euro, soglia che può essere elevata a 20.000 se si hanno almeno 4 figli fiscalmente a carico, ed una fattura della fornitura idrica intestata al richiedente e riferita all'anno 2023.
Giovedì 11 aprile alle 15.30 nella sala consigliare del Comune di Campo nell'Elba a Marina di Campo si svolgerà un incontro con ESA, amministratori comunali e aperta a tutte le attività economiche del territorio. Saranno presenti il sindaco Davide Montauti e l'assessore all'ambiente Jacopo Spinetti. Obiettivo è quello di pianificare gli interventi di ESA per la stagione estiva. Domenica 14 aprile alle 10 da Piazza del Popolo a Rione Nell'Elba partirà la passeggiata organizzata da Legambiente Arcipelago Toscano con Terre di Rio in collaborazione con Italia Nostra Arcipelago Toscano e la sottosezione Elba del Club Alpino Italiano, che a passo lento raggiungerà la Torre del Giove, un tesoro da custodire per il suo valore storico e architettonico, per non essere impotenti al suo completo crollo. Per informazioni o adesioni si può contattare il 339-880-1478 o scrivere a legambientearcipelago@gmail.com. E con le brevi si chiude anche questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi. Appuntamento alle prossime edizioni.